Prima di iniziare, chiedo all'architetto Abatangelo di procedere con l'appello. Ok, allora, Corbo Matteo, io Presente. presente, Medri Davide, Presente. presente, Carlo Ranocchia, presente, Presente. Luca Napoli, assente, e Tassina Rimaria, assente. Manca Dovrei... anche il Oh. consigliere Polazzi, che però mi ha Polanzi, fatto sapere tramite la ok. presidente del Consiglio dell'Unione, scusate, della sua assenza. Va bene. Saluto il consigliere, nonché vicepresidente del Consiglio dell'Unione, Giuseppe Maccaferri, e poi il Buonasera. comandante del Corpo della Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera, Massimiliano Galloni. Il Buonasera. commissario maggiore Marco Rocca e Buonasera. il commissario capo, sempre della Polizia Locale, Massimo Mariotti. Buonasera a tutti. Vi porto anche i saluti del presidente Alessandro Enriquez, che purtroppo questa sera non può collegarsi a causa di uno stato febbricitante. Andando subito all'ordine dei lavori, dentro i lavori di questa commissione, nel corso del prossimo consiglio discuteremo una delibera che ha come oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Reno Galliera. Quindi, lascerei per introdurre la delibera, la parola al comandante Galloni o a persona da lui indicata. Grazie Presidente, sono con me anche i colleghi, il vicecomandante Rocca e il commissario Mariotti, che è responsabile dell'impianto di videosorveglianza, della gestione, che hanno collaborato con me nella redazione del documento. Allora, è ovviamente un provvedimento molto tecnico, ecco, che si è reso necessario sostanzialmente. Per due ordini di motivazioni. La prima di natura, come dire, normativa, nel senso che l'attuale regolamento in vigore risale al 2016. Da allora ad oggi è cambiato il mondo perché nella Unione Europea è stato introdotto il nuovo GDPR, no? Il nuovo regolamento comunitario che ha in materia di privacy, che ha cambiato sostanzialmente tutta la disciplina. Anche in Italia, ovviamente, in materia di privacy, quindi di riflesso anche per quello che riguarda la videosorveglianza. Quindi c'è prima una questione, diciamo, di dover sistemare tutto l'apparato normativo di riferimento, ecco, all'interno del quale poi si colloca anche la disciplina nazionale in materia di videosorveglianza. E la seconda motivazione, invece, è più, come dire, un'esigenza di natura pratica, nel senso che dal 2016 ad oggi sono state alcune modifiche, diciamo, nella gestione del nostro impianto. Come sapete, abbiamo autorizzato l'accesso all'arma dei carabinieri. Nel vigente regolamento c'era solo, come dire, un principio generale che autorizzava questa possibilità, in forza della quale poi abbiamo approvato, ricorderete, la convenzione che consentiva appunto ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Piaseceto di poter vedere e scaricare in autonomia le immagini dal nostro sistema. Con il nuovo regolamento andiamo a disciplinare in maniera un po' più dettagliata anche questo aspetto, in particolare all'articolo 6 del nuovo regolamento. Poi, anche sotto il profilo tecnologico, come dire, la tecnologia ci ha messo a disposizione delle forze dell'ordine nuovi strumenti utili appunto nell'attività di controllo del territorio. Mi riferisco alle dashcam, ai droni, alle bodycam che potranno essere dotati i nostri, delle quali potranno essere dotati i nostri agenti.
e quindi c'era necessità di introdurre anche una disciplina, una regolamentazione anche per quello che riguarda appunto l'utilizzo di questi nuovi strumenti di controllo che nel precedente regolamento ovviamente non erano stati presi in considerazione, e queste cose sono state inserite all'articolo 11 della nuova bozza di regolamento che andiamo appunto a proporre al Consiglio dell'Unione. Quindi due ordini sostanzialmente di obiettivi che andiamo a perseguire con questo nuovo strumento normativo, regolamentare. Aggiungo che il documento è stato redatto in collaborazione con il servizio informatico associato, ovviamente, che gestisce ovviamente la parte informatica del nostro sistema di videosorveglianza, e avvalendosi poi anche della collaborazione del DPO, del tecnico esterno, che ha appunto la responsabilità rispetto alla protezione dei dati, privacy, insomma, dell'Unione Reno-Galliera. Allegato al documento vi è la situazione aggiornata degli impianti in essere sul territorio dell'Unione, distinti tra videosorveglianza tradizionale di controllo e impianti invece OCR, quelli di lettura targhe, e proponiamo in pratica di mantenere sostanzialmente sotto questo profilo la disciplina precedente, cioè sarà la giunta, sulla base ovviamente delle segnalazioni dei comuni, a tenere aggiornato questo elenco, mentre invece se ci sarà la necessità di andare a introdurre nuovi sistemi di ripresa non previsti dal nuovo regolamento, sarà invece necessario appunto proporre una nuova ipotesi di modifica, insomma, del regolamento da portare in Consiglio dell'Unione. Ecco, questi sono, direi, i punti essenziali del nuovo provvedimento. Abbiamo fatto la scelta di appunto strutturare un documento nuovo anziché andare a modificare il precedente, perché ovviamente si trattava di andarlo sostanzialmente a cambiare in diverse parti sostanziali, insomma. Quindi il documento nuovo abroga sostanzialmente dalla sua entrata in vigore il precedente del 2016. Grazie, comandante. Chiedo ai consiglieri commissari se hanno delle domande da fare. Prego, Medri. Riguardo i nuovi sistemi dash cam e body cam, ma li avete già in dotazione o prevedete di metterli in opera a breve? Allora, le body cam le abbiamo già acquistate perché sono state oggetto di un finanziamento regionale del 2021. E non le abbiamo ancora messe in uso appunto perché volevamo regolarizzarne la disciplina con questo regolamento. Quindi le body cam sono quelle che vengono date in assegnazione agli operatori, insomma. Le dashcam invece sono quelle che vanno sui veicoli, un po' all'americana, ecco, per darvi un'idea, e quelle non le abbiamo e al momento non abbiamo intenzione di acquistarle. Abbiamo pensato però opportuno, in una logica sul medio-lungo periodo, comunque di inserire anche questa ipotesi. Stesso ragionamento con i droni, che al momento non abbiamo in uso qui al comando, insomma. Quindi quelli che metteremo sicuramente in utilizzo appena approvato il regolamento sono le bodycam, perché ritengo che siano uno strumento ormai essenziale, direi, a tutela sia degli operatori che anche dei cittadini, soprattutto nelle situazioni, come dire, un po' più delicate che possono avvenire durante il servizio esterno. Grazie. Ci sono altre domande? Se no, ne faccio una io, due in realtà. Leggendo il regolamento, sia è un tratto comune sia tra il nuovo che il vecchio.
Sostanzialmente si dice che tutto l'impianto di videosorveglianza ha principalmente due scopi. Uno legato alla supervisione del traffico veicolare, l'altro per ragioni di diciamo sicurezza, intesa più come incolumità dei cittadini o tutela del patrimonio pubblico e privato. Volevo sapere se nell'identificazione delle singole telecamere si teneva conto di questo aspetto, di questa funzionalità, nel senso che immagino che una telecamera posta in all'interno di un parco o davanti a una biblioteca abbia lo scopo di sorvegliare quel luogo per garantire la sicurezza dei cittadini o del luogo stesso, mentre una posta su l'accesso a un centro abitato piuttosto che una strada provinciale abbia maggiormente la funzione di controllo del traffico. Legandomi a questo aspetto, poi sempre nel regolamento si parla della possibilità di osservare il traffico in tempo reale per poter intervenire in caso di diciamo incidenti o comunque se ci sono delle situazioni, mi viene da dire, di ingorgo dove è necessario l'intervento di una pattuglia appunto per dirigere il traffico. Quindi, collegandomi a questa cosa, volevo poi sapere se operativamente tutto l'impianto di videosorveglianza viene controllato, viene monitorato in tempo reale, se quindi nella sala operativa c'è la possibilità di osservare contemporaneamente quello che riprendono tutte le, non so quante centinaia di telecamere ci sono sul territorio, oppure sono state selezionate diciamo in virtù, non so, quelle più importanti, quelle in posizioni più strategiche, via dicendo. Allora, dobbiamo dire che noi attualmente abbiamo sostanzialmente due tipologie di impianti. La videosorveglianza tradizionale, cioè quella che riprende per esempio un parco piuttosto che un edificio di proprietà pubblica, e questa ha sostanzialmente l'obiettivo di monitorare, insomma, sia, come dire, H24, cioè in visione diretta, ma soprattutto anche di recuperare le immagini che possono essere conservate per legge per massimo 7 giorni per esigenze di polizia giudiziaria, quindi a seguito di eventuali fatti delittuosi che siano avvenuti appunto nell'area videosorvegliata. Quindi a fianco di queste videocamere, diciamo, tradizionali, ci sono quelle più di nuova, più moderna concezione, che sono appunto quelle di lettura targhe, nella stragrande maggioranza abbinate a un impianto di videosorveglianza tradizionali, in maniera tale che puoi vedere sia la targa del veicolo che il veicolo stesso quando passa sotto il varco. Ora, queste, diciamo, quelle OCR di lettura targhe hanno anch'esse sostanzialmente una pluralità di utilizzo, sempre di monitoraggio del territorio, come le altre, con la possibilità di recuperarle nei 7 giorni precedenti, e oggi soprattutto le forze dell'ordine dello Stato preferiscono avere i dati dell'OCR piuttosto che della videosorveglianza tradizionale, perché ormai, la dico così, anche il malvivente più di campagna, meno capace, diciamo così, opera ovviamente col viso coperto, e quindi, come dire,
nella ricostruzione delle indagini ormai sono molto più utili le informazioni che si ricavano dal transito dei veicoli, quindi le targhe, eccetera, piuttosto che gli impianti tradizionali. E inoltre gli impianti OCR hanno anche, come dire, un utilizzo da parte nostra molto frequente per la vigilanza di polizia stradale, quindi del traffico, nel senso che gli OCR hanno anche la funzione di segnalare alle forze dell'ordine l'eventuale transito di veicoli non revisionati, non assicurati ed eventualmente rubati. Attenzione, le telecamere OCR, ma anche quelli, diciamo, di videosorveglianza tradizionale, non sono finalizzate all'accertamento in automatico delle sanzioni. Quelle sono necessari impianti omologati appunto per questo tipo di attività. Però i nostri colleghi, i miei collaboratori, hanno dei tablet collegato all'OCR e quindi si posizionano a valle dell'impianto di lettura targhe e hanno la possibilità, ovviamente tramite segnalazione che arriva sul tablet, di fermare l'eventuale veicolo appunto segnalato, quindi privo di revisione, di assicurazione ed eventualmente rubato. Questo ha portato un aumento veramente importante sotto il profilo dell'accertamento di queste due violazioni molto, molto gravi, insomma, ecco, la circolazione senza assicurazione e senza revisione. Quindi, come dire, non è che ci sono a telecamere destinate a una specifica attività ed altre ad altre, insomma, nel senso che tutte le telecamere possono essere utilizzate per gli obiettivi che si ritengono in quel momento importanti, ecco. Non servono per fare accertamenti sanzionatori in automatico, perché ovviamente sono necessari degli impianti specificatamente omologati per queste finalità. Per quello che riguarda quindi invece la seconda domanda, cioè il monitoraggio, allora tutti gli impianti registrano su un server dedicato, distinto dal resto dell'informatica, diciamo, dell'Unione Renovaliera e dei comuni, e rimangono a disposizione, diciamo, nostra e delle forze di polizia dello Stato per 7 giorni, con la possibilità ovviamente di scaricare le immagini di interesse, e queste su richiesta delle altre forze dell'ordine le possiamo anche dare appunto a disposizione di questi, a parte i carabinieri di San Giovanni, che hanno ovviamente la possibilità di vedere e di scaricare le immagini in autonomia dopo la convenzione che abbiamo fatto un paio d'anni fa, insomma. Ecco, quindi questa è la funzione principale dell'impianto, cioè la registrazione. In centrale operativa attualmente abbiamo oltre 200 telecamere, quindi non hai la possibilità ovviamente di vederle tutte negli schermi. Diciamo che l'operatore di centrale fa una scelta operativa, magari sappiamo che ci sono degli eventi, delle manifestazioni in aree di interesse, non so, penso agli scioperi all'Interporto, è chiaro che in quel momento, durante la problematica, la centrale operativa accende e mette in visione in diretta gli impianti che in quel momento sappiamo che possono essere di interesse operativo. Ecco. Diciamo che non è la finalità prioritaria quella di tenere un operatore davanti alle telecamere a fare questo tipo di vigilanza tutti i giorni, anche perché la centrale operativa, come potete immaginare, ha un sacco di adempimenti tra telefono, radio, eccetera, insomma. Se però sappiamo che avviene qualcosa di interessante, di importante, di delicato sul territorio e c'è la telecamera, ovviamente l'operatore di centrale, nella sua, diciamo, il capoturno, l'ufficiale in centrale di quel turno, nella sua autonomia, a piena discrezionalità rispetto a questo tipo di scelta, insomma. Questa è un po' l'organizzazione del lavoro che ci siamo dati. Grazie. Le chiedo una precisazione, comandante, perché non ho ben capito una cosa. Tutte le telecamere utilizzate per la, diciamo, il controllo del traffico sono dotate di tecnologia OCR, quindi di lettura delle targhe, o ce ne sono, o diciamo il sistema è misto, ce n'è rimasta qualcuna più datata?
senza tale sistema? Diciamo che quelle tradizionali, non, cioè nella stragrande maggioranza, hanno altri obiettivi, non la circolazione stradale. Ne abbiamo una molto vecchia, una delle prime messe che inquadra la trasversale di pianura, ecco, nella zona vicino al Casello, ma assolutamente residuali. Sulle strade ci sono impianti OCR, eventualmente, come dicevo prima, abbinate a una videosorveglianza tradizionale, ma funzionale a dare informazioni maggiori rispetto a quel portale, ecco, che serve appunto ad evidenziare il contesto, per cui banalmente c'è la possibilità di inserire delle targhe di interesse operativo anche dell'Arma dei Carabinieri, no? E quindi noi abbiamo la possibilità di inserire nel sistema una targa problematica. È chiaro che nel momento in cui il sistema individua il transito di quell'auto, l'OCR inquadra la targa, l'eventuale telecamera di contesto inquadra tutta l'auto, quindi hai la possibilità magari di vedere quante persone sono all'interno di quel veicolo, eventualmente anche riconoscerne i tratti, che può essere ovviamente interessante per i carabinieri o la Polizia di Stato, in gran parte ovviamente, sapere su quel veicolo di interesse operativo chi c'era a bordo, quanti erano e così via, insomma, ecco. Diciamo che la viabilità propriamente detta non è di per sé stesso il principale obiettivo per cui utilizziamo la videosorveglianza, ecco. Parlerei più correttamente di controllo del territorio in generale e per finalità di polizia giudiziaria, insomma, quindi questo a posteriore rispetto ad eventuali fatti delittuosi che si sono verificati. Anche banalmente il veicolo che scappa. Scusate, banalmente capita a volte il veicolo che sfugge al controllo, immediatamente lo si va a identificare con la targa, viene inserita all'interno del sistema, quindi in tempo reale all'interno della centrale operativa, e quindi si vede quali strade sta percorrendo in maniera da far confluire le altre pattuglie sul posto per poterlo fermare. Questo capita, non frequentissimamente, però capita. Sì, infatti in diversi casi persone che sono scappate dopo l'incidente sono state raggiunte, appunto, identificate in questo modo. Grazie. Maccaferri, prego. Grazie, Presidente. Io volevo chiedere riguardo al server che contiene per 7 giorni, se ho capito bene, tutte le registrazioni delle videocamere. Volevo sapere a che ditta è collocato questo server o che ditta lo gestisce, quali protocolli e diciamo cautele vengono prese affinché siano rispettate tutte le regolamentazioni sulla privacy, e chi di noi all'interno del comando di polizia poi verifica o fa controlli anche occasionali, saltuari, che poi effettivamente questi dati dopo 7 giorni vengano gettati. E seconda cosa, una curiosità, se vogliamo, più personale ma pertinente, che mi sono sempre chiesto quando ho visto tutti questi sistemi target system: ma se un malvivente, che supponiamo ha rubato un'auto, gli monta una targa di un'auto regolare che ha la revisione, che ha l'assicurazione, tutto quanto, il sistema riconosce comunque in base ai dati della macchina, colore, modello, che c'è una divergenza con la targa, o questo la fa franca? Questa è più una curiosità personale, scusate. Grazie. Sì, allora, rispondo prima alla seconda, la risposta è negativa, cioè il sistema riconosce la targa, la legge, e ti informa rispetto alla regolarità, no? Non è strutturata, soprattutto se la targa è genuina, ovviamente, no? Quindi, come dice lei, c'è proprio una sostituzione di una targa buona, no? Al posto di quella vera, per intenderci, in questo caso il sistema non riesce a fare l'abbinamento targa-veicolo. Quindi da questo punto di vista, no, il sistema legge la targa. Poi a noi è capitato il caso, che è finito anche sui giornali, di quello che aveva messo il nastro adesivo nero e lì, come dire, il sistema aveva segnalato che c'era
erano due modelli diversi. Che non ci stava, insomma, che c'era qualcosa che non andava. Però in generale non ha questo livello di precisione. Per quello che riguarda la conservazione delle registrazioni, allora qualche anno fa, un paio di anni fa mi pare, il nostro servizio informatico ha fatto la scelta di affidarsi a un, diciamo, a un gestore esterno che è poi Lepida, e per cui il server della videosorveglianza, come credo anche in generale quelli del nostro sistema informatico, sono, vedo Massimo che mi conferma, sono, diciamo, ci appoggiamo a Lepida, quindi la società regionale. La conservazione. Per quello che riguarda, quindi in server dedicati che sono appunto gestiti da questo soggetto esterno. Il meccanismo della cancellazione avviene per sovrascrittura, quindi sostanzialmente passati i 7 giorni il sistema registra sopra la registrazione scaduta, insomma, per cui l'eliminazione del dato avviene sostanzialmente mediante una nuova registrazione sopra, insomma. E poi ecco, sotto il profilo degli aspetti più informatici, io onestamente no, basta così, ho capito, insomma, è a lupo, bravo, perché non è il mio mestiere, non è il nostro mestiere, insomma, il meccanismo è questo comunque. Ormai gran parte dei comuni si appoggiano a Lepida per questo tipo di attività, anche per ragioni ovviamente in primis di sicurezza, insomma. Va bene, grazie. Prego, Ranocchia. Un attimo, Carlo, scusami, ho visto solo ora che l'agente Mariotti aveva alzato la mano, penso che volesse replicare o aggiungere, meglio, per meglio dire, puntualizzare rispetto alla domanda del consigliere Maccaferri. Sì, esatto, mi permettevo di intervenire solo per un piccolo appunto o una precisazione. Il controllo lo faccio praticamente io, nel senso che tutte le mattine quando accedo al sistema mi accorgo che i dati disponibili non sono mai antecedenti 7 giorni, per cui quella è una verifica che viene fatta sistematicamente, ma quasi inutile, nel senso che il sistema provvede da solo a cancellare le immagini sistematicamente nei 7 giorni. Addirittura il sistema di videosorveglianza lo cancella riferendosi all'ora, nel senso che esattamente all'ora del 7° giorno viene cancellata l'immagine più vecchia, quindi lì non abbiamo alcun problema di violazione della privacy in questo senso. Grazie. Grazie per la puntualizzazione. Prego, Ranocchia. Sì, grazie Presidente. No, dunque, io, in realtà la prima cosa che volevo chiedere, hanno già risposto in linea di massima, cioè la mia richiesta era semplicemente di sapere se il server di cui parlava il comandante era un server che era presso il comando, comunque presso la nostra struttura, ma da quello che ho capito è classico server in house, cosiddetto, presso una struttura del resto molto, direi, oserei dire tra le più importanti, comunque, perché Lepida, sappiamo, insomma, è una struttura, diciamo, abbastanza all'avanguardia, e sono sicuramente dei server molto, molto potenti, molto grandi, a cui vengono riservati degli spazi dedicati al nostro servizio, e quindi da questo punto di vista mi sento di dire che è una scelta assolutamente opportuna, condivisibile, che condivido pienamente. No, io l'altra cosa su cui volevo chiedere qualche cosa agli operatori, al comandante, era questa, e forse anche voi lo saprete, purtroppo nei nostri comuni, ma io parlo per comune di Castelmaggiore,
e soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, si sono moltiplicati moltissimo dei furti in appartamenti, quindi voglio dire è un problema su cui dovremmo anche comunque discuterne anche a livello di municipalità eccetera, però in questa sede mi interessava soprattutto sentire il parere vostro rispetto a questi sistemi, cioè come possono essere usati per incrociare eventualmente dati rispetto alle denunce, perché noi sappiamo che è estremamente difficile, no, per data la natura del reato, cogliere sul fatto il ladro, o diciamo, o per meglio dire, probabilmente forse in genere sono delle bande o comunque delle, o, gruppi organizzati. Però proprio per arrivare a disarticolare, comunque a colpire questo tipo di criminalità, credo che questo tipo di sorveglianza, comunque di attività, possa essere comunque molto importante. E volevo sapere appunto da voi cosa ne pensate, ed eventualmente quali possono essere in ogni caso i risvolti, diciamo, da un punto di vista operativi, e che cosa in realtà, o magari che cosa state pensando o che cosa state valutando anche rispetto agli organi di polizia più propri, insomma. Ovviamente voi siete anche un organo di polizia, però ovviamente il controllo diciamo repressivo è chiaramente affidato diciamo, per la maggior parte alle forze dei carabinieri e della polizia di Stato. Ecco, volevo, capisco che è un po', siamo un po' fuori, leggermente fuori tema, però insomma approfitto della situazione e del contesto per chiedere questa cosa. Grazie. Sì, allora è chiaro che per questo tipo di reato l'intervento è essenzialmente in capo alle forze di polizia dello Stato, da noi in particolare i carabinieri, banalmente perché chi rimane ovviamente parte lesa di questo tipo di reato ovviamente va alla stazione dei carabinieri a formalizzare la denuncia. Ecco. Poi è chiaro che abbiamo la fortuna di avere una collaborazione molto stretta, devo dire, con tutte le stazioni e le compagnie del nostro territorio, insomma, anche la convenzione lo dimostra, quindi ovviamente c'è un lavoro anche in sinergia. Ma le dico, secondo me è molto indicativo il numero di accessi ai nostri impianti da parte delle forze dell'ordine. Adesso faccio i conti della serva, poi Mariotti mi correggerà, ma siamo nella media di 2-3 richieste di accesso al giorno, cioè gli ordini di idee, quindi questo per darvi un'idea di quanto possano essere utilizzati questi impianti sotto il profilo delle indagini. È chiaro che non sono utili nella stragrande maggioranza per l'evento in diretta, insomma, ecco, io ho memoria di un caso abbastanza eclatante successo a San Giorgio di Piano già diversi anni fa, quello che fu definito dalla stampa il ladro dei bar, no? Quello che entrava dalle finestrine degli esercizi pubblici, li vuotava e poi scappava, che l'abbiamo preso praticamente in diretta una mattina perché sapevamo che bazzicava in zona, ecco. Ma è l'unico caso in più di 10 anni che lavoro alla Reno Galliera che mi ricordo, insomma, proprio eclatante. Ecco. Nella stragrande maggioranza dei casi servono invece per la ricostruzione. Da questo punto di vista i colleghi dell'Arma ci hanno detto più volte che le OCR sono cioè il sistema migliore, ecco, da questo punto di vista. Pensate che grazie al sistema di videosorveglianza OCR di San Pietro in Casale, anche qui chiedo a Massimo conferma, insomma, mi pare 4-5 anni fa, arrivarono i carabinieri da Lacedonia, quindi dal Friuli, che stavano seguendo una banda della famosa Audi gialla, che è arrivata alle onori della cronaca nazionale, che era una banda che faceva
furti in villa, furti e rapine in villa, che alla fine avevano l'auto all'interno di un garage a San Pietro in Casale, e sono arrivati a questa gente qua attraverso la videosorveglianza OCR del comune di San Pietro in Casale, perché da San Pietro andavano ad Altedo a prendere l'autostrada e da lì facevano rapine in tutto il nord Italia. Quindi l'efficacia si vede nel medio-lungo periodo, ovviamente, perché a parte i balordi che ovviamente frequentano anche i nostri territori, spesso questi fenomeni, questi reati sono commessi da, lo metto tra virgolette, da professionisti del mestiere che fanno quello di lavoro, e questo determina anche questo fenomeno un po' strano, per cui magari abbiamo 6-7 mesi in cui di tranquillità e poi improvvisamente nell'arco di 3-4 settimane il comune di Castelmaggiore piuttosto che quello di Castello d'Argile o così via viene infestato, cioè viene caratterizzato da un sacco di eventi. Lo diceva la settimana scorsa in uno degli incontri che abbiamo fatto sul controllo di vicinato il comandante della stazione dei carabinieri di San Pietro in Casale. San Pietro in Casale ha avuto fino a un paio di mesi fa un numero altissimo di furti, adesso, lo diceva piano ovviamente, abbiamo invece, stiamo assistendo a un calo verticale, mentre a Castelmaggiore sta succedendo la situazione, mi dicono, insomma, contraria, ecco, perché appunto ci sono questi gruppi di professionisti che e che a volte vengono presi a distanza di tempo, ovviamente mediante indagini a largo respiro, ovviamente non dalla piccola stazione dei carabinieri locale, ma dalle strutture, come dire, più tecniche, ecco, dell'arma piuttosto che della polizia di Stato. E soprattutto i flussi di traffico dei transiti delle targhe sotto i varchi sono la nuova frontiera, diciamo, delle indagini, sono essenziali, molto più della videosorveglianza tradizionale. Infatti gli ultimi interventi che abbiamo fatto un po' su tutti i comuni vanno in quella direzione. Non so se ho risposto alla sua domanda. Perfettamente, la ringrazio della risposta che mi conferma gran parte, anzi la quasi totalità di quello che pensavo, e grazie per la risposta. Se non ci sono altre domande da parte dei consiglieri, procederei con la chiamata per l'espressione del parere. Ci siamo solo noi consiglieri del gruppo di maggioranza, in quanto il consigliere Maccaferri non è membro effettivo della commissione. Comunque lo ringrazio per la partecipazione e anche i temi che ha sollevato. Prego, architetto. Quindi procederei alla votazione per l'espressione del parere per il punto approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Reno-Galliera. Corbo. Favorevole. Medri. Favorevole. Ranocchia. Favorevole. Bene, direi che non ci sono altri. Sì, non ci sono. Con tre voti favorevoli. E poi non ci sono neanche astenuti, nient'altro. Possiamo chiudere la commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione e potremmo chiudere la commissione, la seduta della commissione, se non ci sono varie ed eventuali. Sì, diciamo il secondo punto è varie ed eventuali. Sì. Se i commissari non hanno nulla da segnalare, procederei terminando i lavori della commissione, ringraziando tutti per la partecipazione e augurandovi una buona serata e un arrivederci al consiglio di mercoledì. Grazie Presidente, buona cena a tutti. Buonasera. Buonasera. Arrivederci.
Arrivederci.